Posso iniziare? Buonasera. Introduco io e poi mi seguirà il collega Paolo. Allora, nel 2001, aspetta, condividiamo le slide. Adesso condividiamo le slide. Nel 2001 nasce all'interno del Servizio Sociale Comunale di Pordenone il servizio Orienta Lavoro. Un attimo per le slide. Il servizio Orienta Lavoro ha il compito dentro il servizio sociale dei comuni, attualmente composto da 6 comuni del territorio pordenonese. Mi conferma se vedo. Vi confermate che vedete le slide tutti? Sì, le vediamo, grazie. Benissimo. Allora, Orienta Lavoro ha il compito dentro il servizio sociale, politiche sociali, di orientare le persone disoccupate a diminuire la distanza dall'occupabilità attraverso dei percorsi di accompagnamento personalizzati. È un lavoro d'equipe composto da un'equipe composta da 3 persone, di cui non sono un componente. E dal 2001 al 2008 circa abbiamo fatto una sperimentazione molto spinta per cominciare a capire come poter favorire questo percorso, questo processo di avvicinamento all'occupabilità delle persone svantaggiate e disoccupate. Diciamo che i primi anni sono stati piuttosto tosti, pensavamo che attraverso la cooperazione sociale avremmo potuto favorire questo processo, poi abbiamo capito che era possibile, sì, ma per molti casi purtroppo registravamo dei fallimenti. Quindi è nata una riflessione all'interno del gruppo rispetto alla necessità di maturare anche un'idea più chiara dei requisiti dell'occupabilità. E abbiamo capito passo dopo passo che era importante giungere a degli indicatori stabili di valutazione per poter capire meglio come aiutare le persone, no? Pensiamo per esempio al titolo di studio, che è un elemento importante, anche semplice da comprendere, ma ce ne sono altri che negli anni poi si sono aggiunti e che ci hanno reso l'idea che fosse comunque un percorso complicato quello del sostegno a queste persone. Quindi nel 2008 abbiamo attrezzato il primo strumento molto artigianale con un semplice Excel chiamato ITO, Indicatore Teorico di Occupabilità, che ci consentiva di fare una prima valutazione appunto di occupabilità teorica delle persone per capire anche quanto fossero distanti dal concetto di occupabilità, cioè di inserimento a pieno titolo nel mercato del lavoro. Poi a procedere negli anni, diciamo, abbiamo perfezionato questi strumenti e nel 2012 passiamo a ITO più ASFEO, uno strumento quindi aggiuntivo, sempre costruito tra educatori professionali per adulti e assistenti sociali, quindi con strumento condiviso. E procediamo ancora, nel 2015 la Regione Friuli-Venezia Giulia adotta uno strumento di sostegno al reddito delle persone, chiamato MIA, misura di regionale di contrasto alla povertà, ci chiede ITO, che diventa a questo punto ITO Regione, e quindi diamo supporto alla Regione, ma anche agli servizi sociali dell'intero Friuli-Venezia Giulia per adottare questo strumento. Nel 2017, su iniziativa di Paolo Villarecci, che è qui presente con me, ci appoggiamo a Polinclusione per pensare a uno strumento nazionale, cioè uno strumento da condividere con una piattaforma a livello nazionale, e questo strumento lo chiamiamo ASSO, Attivazione Sociale Sostenibile Occupabilità, e quindi è un perfezionamento di ITO e dell'esperienza pregressa, a questo punto maturata già in un quindicennio. E dopo 2 anni di lavoro finalmente riusciamo nel 2019 insieme ad altri enti ad accedere a questa piattaforma messa a punto con tanto di scala di valutazione, con gli indicatori, la scala di valutazione, quindi anche una reportistica di appoggio per poter quindi valutare i singoli utenti sulla compilazione operata dagli operatori. E nel 2020 formalizziamo anche un accordo di cooperazione con una decina di enti pubblici, tra cui anche il Comune di Roma, CoR di Roma, i Centri di Orientamento Lavoro di Roma e altri comuni che poi vedremo. E parlo un attimo di questi strumenti. Allora, ASSO, di cui ho fatto un accenno, è uno strumento d'ingresso ed è rivolto agli assistenti sociali che costituiscono il front office del segretariato sociale,
conoscono le persone, i cittadini che giungono al servizio sociale, quelli che hanno dei problemi rispetto all'occupabilità, quindi sono persone disoccupate, anche a volte da un periodo anche piuttosto lungo, vengono valutate con ASSO e è l'assistente sociale appunto che fa la valutazione. Non è una valutazione, non è un questionario somministrato all'utente, ma un questionario che l'assistente sociale compila da sé in seguito ai colloqui. Quindi questo ASSO è uno strumento di progettazione socio-educativa che identifica dei percorsi attivabili in tre principali assi: l'occupabilità, la socio-occupabilità, che tende ad intendersi quel contenitore in cui attrezzare dei tirocini e comunque dei processi di sviluppo di competenze, e la formabilità come area di formazione possibile per appunto dare un supporto di competenze alle persone, anche teorico. E ASSO si costituisce di 25 item e due sotto-item, per cui ha 27 domande, a risposta multipla, indaga quattro dimensioni, e la prima, la più importante, è sapere capacità comunicative, che raggruppa un po' tutte quelle che sono indicatori relativi all'eloquio, alla capacità di scrittura, appunto alle capacità linguistiche, ma anche alla formazione pregressa, alla formazione professionale. E poi due dimensioni, cioè una dimensione divisa in due sottodimensioni che riguarda le competenze lavorative pregresse, l'autonomia per il lavoro e l'adattabilità al cambiamento rispetto al lavoro. Una terza dimensione, chiamata risorse materiali e sociali, che indaga un po' la dimensione economica e delle reti sociali, no? E poi una ultima dimensione, che è quella dei vincoli, che può in qualche modo bloccare i processi di aiuto, sostanzialmente i percorsi per accedere all'occupabilità, quindi vincoli di salute, vincoli di familiari per carichi di cura, difficoltà di orario settimanale per accedere alla formazione o eventualmente al lavoro. Ecco, cosa ci restituisce ASSO? ASSO ci restituisce un profilo generale, il quale è incastrato in una scala di inclusione che definiamo in sei quadri, quindi definita quadri Q. Questi sei quadri vanno dal quadro 1, che definisco la condizione di marginalità, quindi di grave svantaggio e di non occupabilità, al quadro 6 invece, che è massima occupabilità, vulnerabilità transitoria, quindi a questo punto in alto alla scala la persona è piuttosto vicina all'occupabilità e gli interventi da fare saranno, diciamo, più modesti, ecco, e anche più veloci. E poi abbiamo attrezzato lo strumento anche ISA, che è l'acronimo Indicatore di Sviluppo di Autonomie o Integrazione Sociale d'Utilità, quindi rimanda a queste due terminologie, che è uno strumento opzionale, che viene applicato non dagli assistenti sociali, ma appunto da noi educatori, in alcuni casi quando le dimensioni anche da indagare sono più complesse, perché riguardano le caratteristiche personali appunto dei soggetti che accompagniamo, allora entriamo in una dimensione più complessa, dove a fronte di 50 item, in una scala Likert con 6 punti, e indaghiamo gli aspetti sociocognitivi, emotivi, relazionali, valoriali, motivazionali dell'agire, no? Dell'agency, e a questo punto questo ISA ci restituisce una profilazione personalizzata che ci consente anche di capire che tipo di accompagnamento impostare nel tempo per aiutare la persona. I soggetti aderenti sono circa una decina, dicevo prima, vediamo nel riquadro in arancione Roma Capitale, con i CoL, il Comune di Belluno, il Consorzio Intercomunale Socioassistenziale CISA del Torinese, l'Azienda Sociale Centro Lario Valli della zona di Como, e poi il Friuli Venezia Giulia, la nostra regione, quindi con Cividale, Comune Cividale, cioè i servizi sociali di Monfalcone, di Sacile, dello Spilimbergese, del Maniachese, con la montagna delle Prealpi Friulane, e l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Ecco, come abbiamo aiutato, come abbiamo in qualche modo fortificato questa rete? Offrendo un know-how metodologico, quindi una formazione dedicata, in presenza, a Roma siamo stati 3 volte, ma anche a distanza. E poi è giunta purtroppo la pandemia nel 2020, quindi nel 2020 e 2021 la formazione l'abbiamo condotta
online fondamentalmente, e questa formazione è rivolta appunto a, soprattutto agli assistenti sociali, ma ad altri operatori anche dell'inclusione. A Roma per esempio ci sono gli orientatori professionali, e questa formazione appunto consente agli operatori di lavorare su questa piattaforma in totale autonomia. Abbiamo trattato certamente anche il trattamento dei dati, quindi tutta la questione della privacy, proprio perché è un aspetto molto delicato della profilazione automatizzata che adottiamo. Ecco, questo tipo di lavoro a distanza di dall'agosto del 2019, quando sostanzialmente abbiamo iniziato a adottare la piattaforma, ad oggi ha consentito di fare a livello nazionale più di 1000 profilazioni, e quindi da qualche tempo ormai, da almeno un anno, con la banca dati che disponiamo riusciamo a fare anche delle valutazioni massive dei dati, quindi anche su base statistica. Allora il tipo di esito che giunge dalla DASO in particolare non è solo un esito utile per disporre di una reportistica da adottare per ogni singola persona, quindi a beneficio di ogni singola persona, ma anche di una reportistica su base statistica che ci consente, tramite anche Naima e Tableau, di valutare i dati e capire che tipo di progettazione sociale attivare. Paolo vi parlerà adesso della possibilità di estrapolare dei sottogruppi con determinate caratteristiche specifiche, che consente a noi di portare le persone a un certo tipo di formazione piuttosto che un'altra, proprio perché disponiamo di dati aggregati e valutati nel loro insieme. Passo la parola a Paolo. Sì, buonasera, spero di essere centrato nella telecamera perché non mi vedo. Entriamo nella parte più tecnica, diciamo, di questa accoppiata. Io non ho le competenze di Mario sull'oggetto della profilazione, ma insomma lavoro con lui da diversi anni, prima per tentare di costruire questo software e poi utilizzare CNAIM con le due soluzioni, due tipi di trattamenti che vi presentiamo, diciamo, oggi. Allora, prima un quadro d'insieme, insomma, noi siamo comunque, diciamo, responsabili del trattamento dei dati, quindi di fatto possiamo anche, diciamo, disporre, diciamo, per finalità statistiche, diciamo, anche dei dati conferiti da tutta questa rete di soggetti, no? Quindi noi esportiamo, diciamo, massivamente, diciamo, i dati che risiedono nel software, e diciamo, attraverso l'elaborazione di CNAIM, diciamo, sviluppiamo tre tipi di prodotti. Insomma, ISA non lo presenteremo questa sera, ma diciamo, comunque attraverso CNAIM riusciamo a fare delle elaborazioni su ulteriori algoritmi di profilazione rispetto a quelli che vi sono stati presentati precedentemente. Mentre oggi ci occupiamo di un uso interno, quindi, diciamo, questa individuazione di gruppi bersaglio per le attivazioni specifiche proposte di intervento, che riguarda solo i dati del comune del Pordenone, cioè trattiamo solo i dati nostri sostanzialmente, quindi non i dati dei nostri partner, per queste finalità che poi vi presentiamo. E poi il secondo trattamento dei dati massivo dell'intera rete, diciamo, è trattata in CNAIM per essere elaborata, diciamo, con un processo che poi ha la sua continuazione in Tableau Public, in cui pubblichiamo praticamente delle profilazioni statistiche, diciamo, che sono di libero accesso anche per per noi stessi, anche per la nostra rete di partner, e comunque anche per delle persone interessate, perché essendo public uno può andare, diciamo, un semplice ricercatore dell'area sociolavoristica che intercetta questo prodotto può trovare dei dati interessanti, ovviamente anonimizzati. Allora, diciamo, quali sono, intanto qui vi rappresento, diciamo, che dati erano disponibili. Quando abbiamo costruito la piattaforma, abbiamo chiesto a chi ci ha avvisato il software, dateci una restituzione di dati possibili. Ecco, diciamo, di che cosa abbiamo, di che cosa possiamo trattare? Ora, abbiamo dati sull'operatore che profila, l'ente di appartenenza, un ID anonimizzato ovviamente, perché è una profilazione, quindi il DGPR, diciamo, non può ovviamente
diciamo, associare dei nominativi di utenza, quindi abbiamo un ID anonimizzato, il genere, l'anno di nascita, la cittadinanza, tutti i dati di compilazione, il punteggio ASSO che viene restituito proprio dalla matematica del software, e poi per ognuno di questi 25 item e dei due sotto item abbiamo l'ID della risposta multipla, diciamo scelta, che varia da alcuni item hanno 11 risposte, altri 2, altri 5, quindi. Allora, il file CSV si presenta così, ecco, e CNAIM, diciamo, già ci ha aiutato a risolvere due criticità per le nostre, diciamo, necessità. La prima è che, diciamo, per una impostazione del software all'inizio chiedevamo solo la compilazione dell'anno di nascita, mentre noi avevamo bisogno, diciamo, per le nostre necessità di trovare delle fasce, chiamiamo così, di età, no? Delle fasce d'età al momento della compilazione, e quindi incrociare una data di nascita, un anno di nascita con la data di compilazione era un problema, diciamo, abbastanza, cioè, non risolvere con CNAIM. La seconda criticità è che il file CSV ci restituiva, come vedete qui nel cerchietto nel grande cerchio di destra, semplicemente una intestazione che era le risposte alla domanda, cioè la R4 era la domanda 4, la R7 le risposte alla domanda 7, e semplicemente il numero equivalente, cioè l'ID della risposta. Mentre, diciamo, noi avevamo la necessità, sostanzialmente, qui per esempio l'item 4, di portare in chiaro, diciamo, che cosa corrispondesse quel numero 1, che cosa corrispondesse il numero 2 o il 3, cioè, perché se no non riuscivamo, diciamo, a rappresentare in tableau, diciamo, alcunché di utile, cioè dovevamo tradurre praticamente che l'1 corrispondesse a lavorato per un periodo superiore a 24 mesi, il 2 le risposte che vedete, ma non solo, diciamo, c'è un'algoritmica, diciamo, dentro in cui ogni risposta ha un punteggio, quindi dovevamo anche gestire, diciamo, il punteggio in alcuni casi. Quindi adesso entriamo, diciamo, nel workflow. Diciamo, il primo workflow che presentiamo, appunto, è quello per elaborare un file di uscita, diciamo il file ASSO tableau, dopo un trattamento idoneo ad essere utilizzato in tableau public che ha le sue esigenze. Quindi qui, diciamo, abbiamo sostanzialmente tre macro nodi, no? Che proveremo nelle slide successive, diciamo, a esplorarli. Il primo è una, diciamo così, pulizia e trasformazione generale. Il secondo, appunto, serviva a sostituire quei valori numerici che avevamo visto col testo, e il terzo, diciamo, per, diciamo, nodi finali aggiuntivi per preparare, diciamo, il file finale, pubblicabile. Allora, pulizia e trasformazione dati. Diciamo che qui il problema, c'è una pulitura di colonna, una pulitura di riga, alcuni file, alcuni nodi, diciamo, minori, ma, diciamo, passare da un anno di nascita a una fascia di età, non era, diciamo, abbiamo dovuto lavorarci e abbiamo dovuto, diciamo, innanzitutto trovare una convenzione, cioè fare un join, diciamo, sull'anno e aggiungere una data fittizia, cioè far nascere tutti i nostri utenti il giorno di San Pietro e Paolo, il 30 giugno. Se no non riuscivamo a combinare, diciamo, il date diff e neanche avere praticamente l'esito finale delle nostre, diciamo, fasce d'età. E quindi sostanzialmente questo gruppo di nodi, cioè questo primo metanodo, aveva la finalità di diciamo, assegnare per ognuno dei nostri profilati, diciamo, la fascia d'età di appartenenza. Il secondo, diciamo, metanodo era quello che doveva risolvere il problema della sostituzione del testo della risposta, cioè risposta 1, come abbiamo visto nell'esempio precedente, nell'item 4 era ha lavorato più di 24 mesi. Ora, questa è una riduzione, diciamo, del salary cluster che abbiamo dovuto replicare per i 27 item. So che esistono, diciamo,
delle funzioni loop, ma non siamo così esperti da applicare quei nodi, quindi abbiamo, diciamo, utilizzato un nodo ridondante per 27 volte, ma che ha, diciamo, avuto il suo effetto. Sostanzialmente trasformava quell'uno nella stringa, diciamo, corrispondente. L'ultimo nodo, vabbè, è, diciamo, una pulizia finale, l'inserimento della colonna, dell'intestazione di colonna, chiamiamo così, diciamo, un nodo, diciamo, di trattamento finale, e questo è l'esito, cioè dal numero della risposta R 1, 2, 3 abbiamo trovato, diciamo, siamo riusciti a convertire nel nostro tabulato quello che vuole Tableau, diciamo, richiede per poter, diciamo, lavorare bene, diciamo, il riferimento lessicale, perché lavora, diciamo, in questo modo. Questo è un piccolo sguardo sull'ambiente vero della piattaforma, visto che eravamo nell'item 4, questo è proprio l'ambiente di lavoro in cui l'utente, diciamo, esplorando, andando avanti e indietro, diciamo, sulle risposte, clicca sulla risposta e si ottiene il risultato. Se abbiamo un po' di tempo, vi faccio vedere rapidissimamente, diciamo, 7 minuti, sì, ce la facciamo, però ho aperto, diciamo, Tableau Public, ecco, lo vedete? Sì, diciamo, questo è, diciamo, l'ambiente in cui il file, dopo questa lavorazione in CNAIM, viene caricato su Tableau Public, quindi, diciamo, funziona, diciamo, con delle varie finestre, cioè come una storia in cui, diciamo, abbiamo una presentazione generale che ci dice, guarda, che nel panorama 1, adesso, diciamo, con i dati al 22 sono stati estratti, diciamo, l'ultima estrazione di un mese fa, che, insomma, abbiamo 1173 profilazioni, e questo, diciamo, questi filtri ci consentono, diciamo, di avere nelle schermate successive quello che vogliamo. Quindi, se vogliamo andare a vedere Roma Capitale, cosa ha fatto nell'anno 2019, troviamo non solo che ha fatto 133 profilazioni, ma poi, diciamo, item per item, e sul quadro Q otteniamo le risposte nette e la, diciamo, percentuale rispetto al totale. Non è che abbiamo elaborato molti grafici a torte, è stata una cosa molto semplice, diciamo, che comunque attraverso la funzione download può essere esportata in PDF. Questo è il lavoro che ci è stato molto utile. In passato noi, per restituire ai nostri partner, diciamo, cose del genere, utilizzavamo dei file Excel, ma erano statici, avevano informazioni, ma non erano dinamici come questo. Ecco, insomma, qui di questo siamo particolarmente contenti, insomma, viene utilizzato, e quindi non vado oltre nell'esplorazione. Se io chiudo, spero di non chiudere, di non disconnettermi. Guarda, basta premi, interrompi la condivisione in basso, è un bottone... Ma io ho il secondo nodo, però. Vorrei uscire da Tableau, clicco qui e spero sì. Di intanto io, mentre chiudono la presentazione, siamo leggermente fuori tempo, quindi potete chiudere nei 2-3 minuti, insomma, perché purtroppo altrimenti andiamo fuori tempo con la presentazione. Va bene? Ma un minuto ce l'ho? Sì, certo. Ah sì, allora il secondo è veloce. Il secondo, diciamo, è un utilizzo interno. Cioè, questo serve per Mario, perché la piattaforma, il software, quando è stato fatto, era stato fatto con la logica di allora, poi Mario è un grande pensatore e quindi io gli devo stare appresso. mi manca questo. Quindi CNAIM, diciamo, in questo caso, ci ha aiutato per andare a, diciamo, perfezionare, diciamo, un'algoritmica che non era presente nel software originario. E quindi lui vi ha illustrato che, diciamo, aveva la necessità di individuare dei sottogruppi che potessero essere orientati, diciamo, a percorsi particolari. Ora, quali sono? Lui ha individuato, diciamo, delle condizioni che potevano filtrare dei gruppi candidati a ottenere la patente, no? Perché
potevano investire, cioè non tutti sono in grado di avere le risorse, le capacità di andare a prendere o almeno tentare un percorso di acquisizione della patente, quindi lui attraverso degli algoritmi particolari avrebbe individuato chi sono i patentabili, così come ha individuato chi potrebbero essere i giovani fragili, oppure chi può avviare la formazione professionale nella fascia 25-45, quali sono i soggetti invece più deboli che da inviare alle integrazioni sociosanitarie, quali sono gli stranieri che possono essere avviati in maniera idonea a praticamente dei gruppi di, diciamo, dei corsi di formazione. Quindi diciamo tutta questa struttura di nodi, diciamo, in realtà ha una base abbastanza identica, il cui, vabbè, lui inizialmente filtra gli item pertinenti, ma diciamo il nodo centrale, che è lo rule set editor, è quello che determina l'algoritmica diciamo aggiuntiva, che poi alla fine dall'intero panorama delle profilazioni dice: ci sono quelli che hanno la condizione vero, quindi quelli che fanno parte del gruppo, e escludi diciamo gli altri. Quindi voi, chi ha una familiarità con lo rule set editor, insomma, vede che diciamo c'è una formula che corrisponde più o meno alle idee che Mario si è fatto, cioè per profilare delle persone l'età deve essere inferiore a 25, il quadro deve essere 1, 2 oppure 3, all'item 1 le risposte, certo, ammissibili sono 4, 5, 6 eccetera, certo, e quindi questo rule set editor varia di nodo in nodo, di gruppo in gruppo, e quindi diciamo raggiungiamo il risultato di avere proprio le liste delle persone, perché qui, diversamente dagli altri, abbiamo anche la possibilità di associare il nome che sta nel software, nei dati, stanno in file CSV estraibili in maniera diversa. Quindi questo sostanzialmente abbiamo concluso, e quindi nelle slide finali abbiamo messo anche i link se qualcuno vuole andare a esplorare. Quindi adesso posso interrompere la condivisione. Fantastico, non scendere ancora dal palco subito, fantastico, scusami, è che avevo pensato che avessi già finito. Sì, sì, quindi io adesso non vorrei commettere errori. Un attimo solo, cioè, quindi voglio dire, voi come avete scoperto Naim attraverso il vostro percorso? Ah beh, allora grazie a Andrea Aizza, perché Andrea Aizza è stato formatore. Io intanto vorrei rivedermi senza uscire, quindi posso chiudere la mia presentazione qua? Sì, no, un attimo solo, basta. Certo, non c'è problema. No, allora basta, per prudenza, ecco. Allora, diciamo, noi abbiamo fatto una formazione, diciamo, grazie a no, non Consip, ma vabbè, insomma, l'ente di formazione della pubblica amministrazione, non Consip, un'altra cosa, diciamo a Compa, ecco. E quindi abbiamo fatto, diciamo, in Friuli, credo l'anno scorso, due anni fa, un corso di formazione, diciamo, un po' in tutti gli uffici, perché io condivido con Andrea Aizza, diciamo, la stessa tipologia di ufficio, gli uffici di piano, che sono un po' quelli che governano un po', diciamo così, tante cose, e abbiamo fatto una formazione grazie a Compa, in cui Aizza, diciamo, ci ha istruiti su Naim, e io, che sono un po' vecchiotto ma tenace, ho voluto apprendere, ogni tanto gli vado a chiedere: non riesco a fare questo, mi dai una mano? E lui molto volentieri mi dà delle soluzioni. Quindi diciamo che è tutta una formazione breve da principianti, ma poi ci mettiamo. Beh, è così che funziona: uno scopre il software, poi all'inizio magari c'è un po' uno scoglio, e poi piano piano uno riesce a uscire dalla complicatezza che può essere, per esempio, Excel. Al momento non ci sono domande, ma anche se ci fossero siamo un po' fuori tempo. Ma io uscisco subito allora. Allora inviterei a questo punto Andrea Aizza, proprio il vostro, quello che vi ha fatto scoprire Naim, sul palco, che ci presenta invece come lui utilizza Naim nel comune di Gorizia. Ecco Andrea, lo vediamo sul palco, sei mutato, però ti vediamo, quindi questo è già positivo. Ora ti sentiamo, okay. Mi sa? Mi sentite? Sì, ti sentiamo, okay. Perfettamente. E, buonasera, niente, magari Andrea, appunto, abbiamo scoperto Andrea con Paolo, che è venuto al nostro scorso evento e ci ha parlato, e adesso magari Andrea può presentare, no, la sua presentazione, che siamo un po' fuori tempo, quindi non prenderò altro tempo, poi magari condividere lo schermo e si parte. Se qualcuno vuole scaricare le slides, si trovano in questa mappa, si può spostare il personaggio in alto a destra e a interagire con le slides per poterle scaricare, ecco, quindi ci sono tutte le slides, sia della prima, della seconda, della terza presentazione.
Eccoci qua, fantastico. Grazie Andrea, lascio il palco okay, a la sua carica. Ok, lo vediamo. Ci siete? Ci siamo. Pronti. Okay. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti, ciao, sono Andrea Aizza, mi ha già presentato insomma Paolo un attimo fa, ringrazio i due Paolo. Faccio parte dell'ufficio di piano del Comune di Gorizia, in realtà dell'ambito sociale territoriale Coglio Altisonzo, dove il Comune di Gorizia è il comune capofila perché l'ambito è composto da 15 comuni, in poche parole, che demandano al comune capofila, al comune di Gorizia, attraverso una convenzione, insomma, e così via, la gestione dei servizi sociali e quindi del budget anche disponibile per la progettualità, l'erogazione dei servizi e così via. Io faccio parte dell'ufficio di piano, sono l'ufficio di piano perché sono solo io, così come anche Paolo, e l'ufficio di piano si occupa un po' di tutta quella che è la programmazione sociale, il monitoraggio dei dati, insomma, un po' tutte queste cose, anche per fornire informazioni, dati già ovviamente elaborati, statistiche e così via, anche per trasparenza ovviamente, soprattutto per quanto riguarda i dati di spesa, perché ovviamente essendo un ente pubblico abbiamo anche questo obbligo, come è logico che sia, e quindi come dire, fornire anche agli amministratori locali dati e informazioni in modo tale da essere sempre informati sull'andamento della spesa piuttosto che sulla tipologia di utenza e insomma tutte queste informazioni che noi gestiamo e tutti questi dati che noi produciamo. Allora, parto subito con le slide. Il problema è un problema, innanzitutto perché utilizzo CNAIM? Utilizzo CNAIM, lo conosco da qualche anno, ho avuto modo di conoscerlo grazie a un libro, il libro di De Mauro, vero? Non mi ricordo se mi scuso se non lo dico giusto. Sì, sì, scusami, Andrea De Mauro, che peraltro è qui con noi nella folla, quindi sta okay. Presente. Con... Saluto, quindi ringrazio ovviamente fantastico, del suo bel libro, che mi ha fatto conoscere questo strumento, che mi ha ovviamente aperto un mondo, perché essendo un appassionato di elaborazione dati, insomma, e mi diverto molto a fare questi lavori, grazie a CNAIM insomma mi ha veramente reso felice, ecco, insomma, basta poco magari, ma comunque è così. E, perché CNAIM mi permette di risolvere tutta una serie di problemi, uno dei quali è quello che vi presento stasera, e non è l'unico ovviamente, in un modo se dovessi farlo come ho fatto in tutti questi anni prima di utilizzare CNAIM, attraverso gli strumenti, chiamiamoli così, tradizionali, come possono essere Excel e così via, ci impiega un sacco di tempo, insomma, e quindi per ottimizzare i tempi CNAIM è veramente una cosa eccezionale, e oltretutto anche per automatizzare tutti quei processi che in qualche modo vengono reiterati nel tempo e permettono insomma di avere dei flussi di dati e delle elaborazioni che altrimenti insomma richiederebbero un sacco di tempo. Il problema è un problema classico, beh, intanto vi anticipo che quello che avrete visto dal titolo, insomma, che voglio presentarvi è semplicemente un processo ETL, e quindi partendo da tutta una serie di file, di dati scollegati tra loro, attraverso appunto un processo di pulizia, di trasformazione e così via, arrivare poi alla fine a un prodotto finale temporaneo, perché ovviamente è ancora in fieri, ancora in lavorazione, mi permetta ovviamente di avere tutta una serie di dati, informazioni che poi appunto, come già ha presentato anche Paolo prima, utilizzare ad esempio degli strumenti come Tableau oppure Power BI o qualcos'altro, insomma, per la visualizzazione in maniera interattiva dei dati, in modo che siano fruibili poi anche per come dire, persone non proprio esperte
e possono accedere attraverso, non so, un portale web, ad esempio, e interrogare i dati, i grafici, eccetera, eccetera, per capire un po', non so, l'andamento della spesa e così via, dell'ambito, insomma, quello che si fa e tutte queste cose. Quindi il problema da cui sono partito per questo flusso di lavoro è accorpare i dati provenienti da diverse fonti, vedremo quali sono fra un attimo, e database per costruire un'unica matrice, quindi un'unica come dire, fonte di dati che sia funzionale per tutta una serie di elaborazioni successive per monitorare la spesa di ambito, per produrre ad esempio dei report sociali di consuntivo, report periodici ad esempio sulla spesa, sull'andamento dell'utenza e così via, e poi anche per rispondere ad esempio al debito informativo che gli ambiti territoriali hanno nei riguardi ad esempio di altri enti come possono essere la regione, non so, ad esempio la spesa sociale Istat, il SIUS, che è una delle tante altre banche dati che siamo tenuti ad alimentare. E quindi partendo da qua, insomma, da questo problema, ho cercato di arrivare all'obiettivo che ho già anticipato un minuto fa, che è quello appunto di una costruzione di un flusso di lavoro automatizzato il più possibile, che permette di risparmiare tempo ovviamente e anche che riduca il numero di errori, perché ovviamente nel momento in cui come dire, si instaura un flusso di lavoro che procede in un certo modo ed è come dire, ottimizzato per fare determinate cose, evita tutta una serie di errori che altrimenti maneggiando file, mettendoli assieme manualmente oppure digitandoli direttamente in altri file per poter elaborare e così via, sono all'ordine del giorno, insomma, gli errori. E quindi quello che ho costruito è, come vi dicevo un attimo fa, un flusso di lavoro di ETL, insomma, dove ho l'estrazione dei dati, più che estrazione, un collegamento a delle banche dati che non sono altro che fogli Excel che vengono scaricati da dei portali principali, sono questi tre, sociali, Siseppi e SIOS, fra un attimo ve li presenterò in maniera insomma veloce per poter passare poi così all'analisi un po' del flusso vero e proprio dei vari nodi, poi la manipolazione e pulizia dei dati che richiedono questi file, che alcuni sono abbastanza anche come dire rognosi per così dire e quindi richiedono tutta una serie di trasformazioni che vengono fatte grazie a Nine, no, altrimenti sarebbero veramente dolori, e poi alla fine in output avere sputare fuori un file che mi permetta appunto di caricare su Tableau, su Power BI tutti questi dati, elaborarli, fare delle statistiche, metterli a disposizione appunto per trasparenza e così via e per rendicontare quello che si fa, anche le attività e le spese. Ad esempio agli amministratori pubblici, ma a chi comunque, a noi stessi, insomma, per un discorso di programmazione, di miglioramento dei servizi e così via. E vi dicevo delle fonti dei dati, allora le tre principali fonti di dati da cui pesco le informazioni, i dati e così via, sono queste tre. Un sistema Siseppi che è un portale, una banca dati, Sistema Informativo dei Servizi Educativi di Prima Infanzia, un acronimo ovviamente, e questo viene utilizzato da un operatore, è utilizzato a livello regionale, però ovviamente noi possiamo accedere solo ai dati che competono nel nostro territorio. E in questo gestionale vengono riversati praticamente tutti i dati, sia partendo sia dalla domanda fino all'erogazione della spesa del servizio, di tutti i servizi di erogazione di fondi per l'abbattimento delle rette per gli asili nido, i servizi integrativi, insomma per tutti quei servizi della prima infanzia che vengono erogati sul territorio. Tra l'altro insomma, riguarda anche una buona fetta della spesa, questo l'abbattimento rete dei servizi, ha un forte impatto sulla spesa complessiva dell'ente.
Socialis invece è il gestionale, il database gestionale della spesa di ambito, dove vengono caricati da parte di tutti gli operatori amministrativi che si occupano della liquidazione delle fatture e di quant'altro, della gestione quindi amministrativa dei servizi, vengono caricati questi dati in questo database che come dire, spazia dai servizi minimi che riguardano pochi utenti, come possono essere ad esempio non so, gli affidi, che noi ne abbiamo pochi, quindi qualche decina più o meno, fino al grosso dei numeri, anche dal punto di vista della spesa, come i minori stranieri non accompagnati, dove si parla di 280-300 insomma utenti che durante un anno insomma transitano nei nostri servizi. Socialis, Sisepi, non compongono tutta la spesa e tutti i servizi che vengono erogati da noi, dal territorio dell'Alto Isontino. Però, mettendo insieme questi dati in questo workflow che ho costruito, mi permette di avere perlomeno, almeno per adesso, ma l'intenzione appunto è quello di implementarlo poi successivamente, mi permette comunque di avere una panoramica su almeno l'80%, se non il 90% di tutti i servizi che noi gestiamo. Mancano alcuni che sono sostanzialmente progetti europei, insomma, ma sto lavorando anche per riuscire a costruire poi degli strumenti in modo da avere i dati per poterli collegare a questo flusso di lavoro e quindi cercare di arrivare il più vicino possibile al 100% di tutti i servizi in modo da coprire insomma tutto il nostro lavoro che facciamo nel corso degli anni. SIOS invece è il sistema informativo dell'offerta di servizi sociali dove è composto anche da una parte in cui vengono caricati i dati sugli operatori sociali e quindi sul sostanzialmente chi lavora nei servizi sociali. E quindi oltre a me tutti quelli assistenti sociali, amministrativi e così via. E questo mi è utile perché lo posso collegare a un altro file che poi vedremo, che è quello che viene inviato ogni anno dall'ufficio personale, perché il personale, la spesa del personale viene gestita da altri uffici che non c'entrano nulla con l'ambito Collio Altisonzo, ma sono proprio gli uffici comunali di staff, fanno parte degli uffici comunali di staff. E quindi mettendo insieme queste due banche dati, come vedremo dopo, mi permette di aggiungere alla spesa dei servizi anche la spesa del personale in modo da avere veramente quasi tutta la spesa che in un anno in qualche modo il servizio sociale eroga e deve poi anche rendicontare per gestire appunto tutto l'impianto e tutto il sistema dei servizi sociali. Ok, dopo questa panoramica entriamo in quello che è il workflow vero e proprio e come vedete ho diviso il workflow in diverse sezioni, che è la parte di estrazione, poi quella di trasformazione, quella di caricamento dei dati, poi c'è sotto la parte anagrafica che è una parte di integrazione, che non è nient'altro che l'anagrafe, per così dire, delle persone in modo da collegare poi con l'ultimo nodo di join questi dati ai dati che vengono trasformati, caricati e trasformati in precedenza, in modo da avere ulteriori informazioni di livello proprio anagrafico, del tipo sesso, età, cioè il dato di nascita, quindi il calcolo dell'età, e cittadinanza, straniero, italiano, e così sono tutte quelle altre informazioni che ci possono essere a livello anagrafico. Ok, entrando tra l'altro come vedete sia per l'estrazione che per la trasformazione ho utilizzato dei metanodi ovviamente perché all'interno ci sono altri nodi, soprattutto per quanto riguarda la parte di trasformazione, anche in alcuni casi abbastanza arzigogolati. Sì, credo che ci sia un problema di connessione. Andrea, su semplici file
Excel, non molto complessi, per quanto riguarda SISEPI, che poi vengono, appunto, che vengono caricati e poi vengono elaborati successivamente. Per la spesa di personale ci sono i due file che abbiamo anticipato un attimo fa, che è il file che proviene dall'ufficio del personale con i dati di spesa e i dati invece del SIOS, che sono importanti, lo vedremo fra un po' perché, e invece la parte, quella un po' più rognosa per così dire, è la parte di Socialis, perché ho dovuto fare un loop praticamente, perché ci sono diversi file che devo utilizzare, sono, come dire, dei file che poi vedremo anche molto complessi nella loro composizione, e quindi richiedono una prima trasformazione in questa fase e poi una successiva trasformazione ed integrazione con ulteriori sotto interventi, chiamiamoli così, per declinare meglio i livelli di spesa e i livelli dei servizi che eroghiamo e che vogliamo ovviamente monitorare. E quindi questo loop praticamente pesca da una lista di file, sono una decina, poco più, e uno alla volta praticamente li pesca in Excel, li trasforma, adesso andiamo a vedere la trasformazione, uno alla volta, per poi metterli assieme, ovviamente avere una prima pulizia, una prima matrice di dati, insomma, trasformabile poi, appunto, integrabile con altri dati. Io non so se si vede qualcosa, ma vabbè, non importa i dati di per sé dentro a quei file Excel che vedete dietro, ma ho messo questi due file, uno perché è quello a sinistra e quello di entrata, per così dire. E come vedete la cosa, al di là di molti campi vuoti, molte colonne, la cosa che mi ha, come dire, ho dovuto fare in questa fase, quindi di pre-lavorazione dei dati, è stato quello di, come vedete, se vedete sopra, ci sono due righe di intestazione praticamente, una che riporta l'impegno di spesa, il numero di impegno di spesa che può occupare più colonne. E sotto invece ci sono le colonne, non si riesce a vedere, ma ogni colonna rappresenta praticamente il mese e l'anno della spesa. Questo metanodo che vediamo qua è quello che mi permette di mettere assieme tutti questi file Excel, ce ne sono appunto una decina strutturati così, elaborandoli in maniera da estrapolare quelle prime due righe che hanno dei dati che a me servono e portandole poi queste due righe, trasformandole praticamente in variabili, in modo che io possa avere poi in uscita sia il nome e cognome della persona, il codice fiscale, tutti gli altri dati, il comune di erogazione del servizio e così via, la spesa mensile, ma anche il mese in cui è stata effettuata la spesa e l'impegno di spesa di quel mese o di quei mesi, insomma. Per fare tutto ciò, all'interno del loop ho dovuto costruire questo metanodo, praticamente, dove ci sono tutta una serie di nodi che eliminano riga, fanno un discorso di una parte di pulizia iniziale, poi ecco il row splitter che spezza in due i file in maniera che da una parte mi riporti le prime due righe e sotto solo la parte, diciamo, con i dati, le prime due righe, e poi io traspongo, tolgo tutta la parte dove non ci sono dati, aggrego assieme, poi nei nodi successivi, che non so se si riesce a vedere la freccetta, aspettate un attimo, ecco, poi nei nodi successivi utilizzo per farli diventare praticamente nome di colonna nella matrice originale e poi, come dire, non so se è giusto dire, pivoting i dati, insomma, in maniera da traslarli in qualche modo e riportarli su delle colonne, uno per ogni
per ogni utente, per ogni riga. Il file finale praticamente è quello a destra che vedete qua dietro, dove io per ogni riga l'importo erogato, l'intervento, il comune, il nome della persona, il codice fiscale moltiplicato ovviamente perché si moltiplica in base ai mesi dell'erogazione e al numero di impegno per ogni mese di erogazione. Ok, e questa è la parte come dire, di prima trasformazione di Socialis. Poi abbiamo il metanodo di trasformazione di SISEPI, invece come vi dicevo SISEPI è abbastanza regolare come file, e qua ci sono i due file di entrata e di uscita, l'Excel di entrata e poi il file di uscita di output di questo metanodo. Qui non faccio altro che mettere assieme i due file d'ingresso, che praticamente il primo contiene il 99% dei dati, il secondo mi serve solo per agganciarci il codice fiscale dei minori, perché il primo file contiene solo la parte di domanda che viene fatta ovviamente dai genitori, stiamo parlando dell'abbattimento rete asili nido, dove la domanda viene fatta dai genitori che iscrivono i piccoli ai servizi di prima infanzia, e poi tutti gli altri nodi praticamente che trasformano e aggiungono colonne, ad esempio elaborano alcune colonne, come può essere ad esempio il nodo dell'espressione colonna che aggiunge la colonna intervento, aggiunge una colonna area intervento che poi mi serviranno poi alla fine per accorpare tutto assieme, e calcola, poi fa dei calcoli, insomma calcola tra l'altro anche la percentuale di abbattimento retta, perché è un dato importante insomma per riuscire anche a rendicontare poi quanto impattante insomma questo servizio nell'aiutare le famiglie a superare insomma a pagare le rete degli asili nido che sono molto onerose. Qua siamo nella fase invece del successivo metanodo di trasformazione di Socialis, quello che come dire, parte da quell'output che abbiamo visto due slide fa, e qui questo metanodo qua serve per come dire, fare delle ulteriori integrazioni e elaborazioni dei dati di partenza, perché in alcuni casi ci sono alcuni servizi che nel file di partenza sono come dire, degli interventi macro, ma a noi servono gli interventi micro, e quindi serve esplodere alcuni di questi interventi macro, e quindi questo metanodo, in poche parole, permette di aggiungere e integrare questi ulteriori dati. Come vedete infatti la prima parte è che l'estrazione del numero anno impegno attraverso due nodi regex che poi metto assieme con un join, l'accorpamento è qua con il nodo gruppo, faccio un accorpamento con la somma degli importi mantenendo ovviamente le colonne che mi interessano. Poi con la colonna espressione faccio una definizione di dettaglio dell'area interventi, quindi aggiungo delle colonne. Ecco qua con questo nodo che splitta praticamente la banca dati, mi permette di separare i servizi, questi primi servizi che sono gli interventi 41 educativa, che sono sostanzialmente quelli per i minori disabili e i minori a rischio marginalità, perché poi nel nodo che vedete sotto, il nodo 197, questo qua aggiunta dettaglio interventi 41 educativa territoriale, vado a integrare ulteriori dati per appunto esplodere, in qualche modo dettagliare meglio i due interventi, intervento 41 educativa in subinterventi più di dettaglio. E la stessa cosa sopra, dove si vede separazione interventi FAP, qui sostanzialmente, dove sopra mando tutta la parte che ho splittato come interventi FAP, e qui faccio tutto il lavoro di aggiunta di dettaglio degli interventi, perché questo intervento FAP
che è il Fondo per l'autonomia possibile per la non autosufficienza, in poche parole, si compone di altri 5 subinterventi, e mantenendo sotto ovviamente la parte che ho splittato e dove ci sono tutti gli altri interventi che non necessitano di ulteriore dettaglio, e poi con l'ultimo nodo metto tutto assieme per l'output in uscita di questa trasformazione di Socialis, dove, come vi dicevo prima, se vi ricordate, contiene la stragrande maggioranza degli interventi e dei servizi che noi eroghiamo. Infine, come trasformazione di dati, c'è questa parte che è quella del personale, dove ci sono due dati d'ingresso, due Excel d'ingresso. Uno, che vedete sopra, è quello fornito dall'ufficio personale, dove ci sono i dati di spesa, e sotto c'è quello del SIOS, della banca dati SIOS, che è molto importante per noi perché c'è la suddivisione per aree di intervento, quindi minori, disabili, non autosufficienza, anziani autosufficienti, non autosufficienti, esclusione sociale e così via, per fare in modo da declinare poi. Scusami, Andrea, un attimo per dare il tempo, siamo 20 minuti un po' off. Non chiudi, per favore, non è che chiudi subito, però per favore, se potresti Ok. E in poche parole serve questo per declinare con delle percentuali la spesa nelle varie aree di intervento degli operatori sociali e di tutti gli operatori che lavorano appunto nei servizi e di cui si vuole monitorare la spesa. E qui ci sono tutti, c'è il metanodo di trasformazione del SIOS personale, partendo da questi due file Excel ottengo il file finale che vedete a destra. E ecco qua l'unica cosa che dovrò rivedere, l'ho riportata qui con questi esempi sotto, queste schermate sotto, che sono questi nodi di espressione colonna che ho dovuto replicare più volte perché richiamano, cioè quelli, ad esempio il primo con una formula if semplicemente mi seleziona tutta una serie di informazioni. Con il secondo deve andare a pescare il dato che è elaborato nel primo, e quindi non riuscivo a fare tutto in un unico nodo, anzi se c'è qualcuno che magari mi dà dei suggerimenti per se si può fare questa cosa e utilizzare un unico nodo per poter fare questo diverso tipo di elaborazione, benvenga insomma. E quindi vado veloce, ci sono tutti gli altri nodi di trasformazione. A questo punto mi ritrovo con tre output, in poche parole, SISEPI, Socialis, SIOS, analoghi, con il nodo concatenate li metto assieme. Qui ci aggiungo, come vedete, con questo Excel, ulteriori codici con un nodo di join che mi serviranno poi per, ad esempio, come dicevo prima, estrapolare dei dati per rispondere a quello che è il debito informativo, ad esempio per la spesa ISTAT, quindi mi aggiunge dei codici agli interventi che vanno bene per rispondere ad altre domande rispetto a quelle iniziali di elaborazione dati che ho fatto in partenza. E tutto questo appunto mi produce un unico output che carico in Power BI e in Excel. Il Power BI insomma per avere una rappresentazione dei dati, l'Excel per ulteriore elaborazione ed eventualmente un caricamento in Tableau per avere insomma appunto, come dicevo all'inizio, una rappresentazione dei dati visiva. Questo è il file di uscita finale e questo è l'esempio della schermata, ad esempio del Power BI, dove ho una rappresentazione dei dati in maniera grafica e interattiva, e chi ha intenzione insomma, di, di, di,
di interrogare la banca dati, lo può fare attraverso questa tipologia di grafici, insomma, di visualizzazione. Infine aggiungo le ultime cose e poi chiudo. Ovviamente, come dicevo prima, non c'è non è un lavoro finito, ma c'è la volontà di integrare con altre banche dati di interventi, come vi dicevo, ad esempio i progetti europei e così via, da accorpare in modo da avere un ventaglio più ampio di spese, il più ampio possibile della spesa che noi gestiamo, un'integrazione con i dati contabili per un controllo, perché è un'altra banca dati. E una cosa importante, vi sarete chiesti, ma perché tanti file Excel se avete dei database, dei portali dove poter, insomma, accedere direttamente? Appunto, uno dei prossimi obiettivi è quello di riuscire a connettersi direttamente, a chiedere l'accesso diretto a questi database, soprattutto ai database sociali, in modo da pescare i dati direttamente nel database ed evitare anche tutta una serie di nodi, di pulizia, eccetera, eccetera, perché a quel punto si interroga direttamente la banca dati e si ottiene quello che si vuole senza dover passare per lo scarico di Excel. E poi l'aggiunta di ulteriori codici intervento nella fase finale per dare risposta ad eventuali nuovi debiti informativi, il SIUS in primis e così via, il SIUS è la banca dati nazionale degli interventi sociali. Ok, chiudo, ho già sforato, mi dispiace, scusatemi. Abbiamo una domanda prima che scappi. Okay. C'è Sabino, ricercatore del CNR da BA, che dice: fantastico, complimenti a tutti gli oratori. Però si chiede, appunto, visto che lui usa R, tu conosci R, dice come allora, mai Naim è meglio di R, chiede lui che... Perché R non lo conosco, cioè so cos'è ma non l'ho mai utilizzato e quindi, come dire, Naim lo utilizzo perché appunto sono riuscito a familiarizzare, per così dire, prima, ecco, e quindi... Però, insomma, sono sempre aperto comunque a nuove esperienze. Certo, magari Sabino può rimanere dopo nella fase di networking e può trovare un utente che magari può fare una comparazione tra R, che praticamente è un linguaggio di programmazione, e Naim, dove si può fare tutto quanto semplicemente trascinando cose sullo schermo, ma se uno vuole programmare in R in Naim lo può anche fare. Può trascinare, però visto che ci sono i nodi, quindi certo, uno può combinare due cose ed è tutto gratuito, quindi ovviamente questo vorrebbe sì, essere... Sì, il discorso di R è sostanzialmente perché insomma, non conosco bene i linguaggi di programmazione, quindi insomma per me che sono un profano chiaramente. E soprattutto il tuo lavoro poi è fruibile anche a livello grafico anche a chi non sa R, mentre R, quando lo devi condividere con qualcun altro, solo chi sa R può vederlo. Tu hai presentato qualcosa che, se era R, era un po' difficile da presentare in delle slides, no? Tutto questo processo con muri di codice. Comunque, adesso passiamo alla prossima presentazione. Grazie mille, Andrea. Ciao a tutti. Puoi magari beccare l'altro Andrea, il presentatore del libro, sta qui che gira, magari riesci a farti fare un autografo digitale del suo libro. Adesso passiamo a Invalsi, invece, che si collegano da Roma. Ecco Michele Marsili, che ci spiegherà come usano Naim a Invalsi, che immagino sappiate è l'istituzione che corregge, giusto Michele, tutti questi esami che vengono fatti ai liceali italiani e ovviamente e non un solo. Un'automazione da parte di un tuo come Naim può essere molto utile. Ripeto, per chi vuole fare domande ci sta la chat e per chi vuole scaricare le slides le può scaricare in questa mappa andando nell'angolo in alto a destra. Ok Michele, il palco è tutto tuo, a te. Vedete la presentazione intanto? La vediamo perfettamente. Benissimo. Allora, eccoci qui. Allora, io sono Michele Marsili, lavoro per l'ufficio statistico dell'Invalsi e insieme a una collega e un collega dell'ufficio statistico dell'Invalsi, appunto Emiliano Campodifiori che è citato in questa copertina, e Cecilia Bagnariol, da 2 anni stiamo lavorando su degli algoritmi, delle procedure per la correzione delle risposte aperte delle prove Invalsi.
Ci fa particolarmente piacere di essere qui perché è la terza volta che portiamo fuori dall'istituto, quindi dal nostro interno, questa presentazione, seppure diciamo con diverse sfumature, e ci sono capitate tre platee differenti. La prima volta l'abbiamo presentata ai nostri autori delle prove, quindi le persone che sono dietro le prove Invalsi, che sono per la maggior parte insegnanti e dirigenti scolastici. La seconda volta l'abbiamo presentata durante il nostro annuale seminario Invalsi, uno strumento per la ricerca, e quindi è una platea di ricercatori nazionali e internazionali che appunto si occupano di education, e questa volta invece ci troviamo davanti, diciamo, una platea differenza di data scientist, altri colleghi degli uffici statistici delle pubbliche amministrazioni, piuttosto che persone che vengono dal mondo del business, quindi proprio non dal nostro mondo, quello della ricerca. Ed ogni volta, diciamo, presentandola a una platea diversa, abbiamo raccolto sempre delle suggestioni differenti, quindi speriamo che anche oggi verranno delle domande o degli spunti interessanti, sia dopo la presentazione che nelle fasi di networking. La presentazione è articolata in tre parti: farò una piccola introduzione a quello che è l'istituto e quelli che sono i suoi compiti, la seconda parte è la procedura che è già in produzione sulla correzione delle risposte aperte, quindi quella che utilizziamo ad oggi per correggere alcuni tipi di risposte aperte. La terza parte invece è una parte più di ricerca, stiamo ragionando se è possibile fare la stessa cosa che al momento la facciamo in un determinato modo con il machine learning, quindi non è un qualcosa che è già in produzione, ma è un qualcosa su cui stiamo facendo ricerca. Come dicevo, diciamo, l'Invalsi è un istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, quindi non è un comune, come dicevamo prima, ma è un ente pubblico di ricerca, ed ha sui suoi principali compiti quello di occuparsi della progettazione, somministrazione e analisi di prove su larga scala. Infatti le prove Invalsi sono delle prove censuarie, che riguardano gli studenti che cercano di misurare le competenze, determinati tipi di competenze d'ingresso per gli studenti sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado, quindi le scuole medie, e sia i licei, come diciamo le scuole superiori in generale, quindi sia i livelli di ingresso sia i livelli di uscita alla fine, diciamo, di questi cicli di istruzione. Studia sulla base di queste indagini censuarie, quindi circa 2,5 milioni di prove l'anno, divise tra i diversi gradi scolastici, le cause di insuccesso scolastico e della dispersione scolastica, tenendo ovviamente presente tramite dei questionari appositi dei dati di contesto sia degli studenti e sia del contesto territoriale delle scuole rispetto a dove si trovano, a dove sono collocate. Effettua delle rilevazioni necessarie per calcolare il valore aggiunto, cioè attraverso dei modelli statistici cerca di valutare qual è il valore aggiunto che dà la scuola nel raggiungimento di determinati traguardi di apprendimento, diciamo depurato dal contesto sociale in cui la scuola si trova. Assicura la partecipazione italiana delle indagini comparative a livello internazionale. Le più famose, diciamo quelle che hanno più visibilità a livello pubblico, sono le indagini PISA, che sono delle indagini OCSE, ma ci sono tante altre indagini internazionali che cercano di comparare le competenze raggiunte dagli studenti italiani rispetto ai loro coetanei europei, o a livello, alcune indagini sono a livello internazionale in determinati ambiti, come quello delle competenze informatiche o delle competenze digitali, quella della lettura di un giornale oppure di un testo, piuttosto che praticamente competenze in matematica e scienze, quindi garantiscono la comparazione con una prova standardizzata rispetto, diciamo, ai loro coetanei, quindi agli studenti che hanno raggiunto lo stesso percorso, insomma, del ciclo di istruzione rispetto a determinate competenze, e fornisce supporto alle scuole aiuta le scuole nella compilazione di rapporti di autovalutazione, fornisce e calcola per queste scuole degli indicatori che vanno a sintetizzare alcune di quelle che sono le metriche più importanti che possono aiutare le policy di intervento per i dirigenti scolastici e gli insegnanti, e li aiutano anche poi a vedere se la messa in pratica di queste policy sta andando nella direzione sperata. Tutto questo, come dicevo, tenendo conto del contesto di riferimento in cui le scuole si trovano.
fanno. Perché le prove? Soprattutto perché le prove censuarie e non sulla base campionata? Perché servono, misurando tutte le competenze degli studenti di tutte le scuole, si può andare a comparare praticamente su più livelli, i diverse scuole o i diversi territori a livello studente, e le competenze raggiunte. Quindi diciamo permettono di andare ad individuare dove sono delle situazioni di difficoltà, sia a livello macro, quindi considerando i territori, le regioni piuttosto che le province, sia a livello meso, quindi a livello intermedio, a livello scuola, quindi magari valutando sia all'interno della scuola se le classi stanno raggiungendo dei livelli di apprendimento differenti, ma sia anche tra le scuole con contesti socio-economici simili, e sia a livello micro, quindi a livello di studente. Le prove non sono un esercizio di memoria, ma è di ragionamento. Come dicevo, infatti le prove cercano di misurare non tanto le conoscenze degli studenti o le nozioni che hanno imparato sui banchi di scuola, quanto la capacità di applicare queste nozioni in un contesto esterno rispetto a quello che è, su cui sono abituati a fare. Infatti le indagini internazionali hanno mostrato che gli studenti italiani spesso fanno difficoltà in questo passaggio, sia dall'acquisizione della conoscenza alla competenza, cioè mettere in pratica quello che hanno imparato sui banchi di scuola in un contesto reale. E come nascono le prove? La genesi delle prove si articola in due anni. La prima fase è l'ideazione dei quesiti. Questa fase è a carico, diciamo, di esperti, quindi insegnanti con determinate esperienze piuttosto che dirigenti statistici, piuttosto che ricercatori invalsi, che affiancati, diciamo, appunto da metodologi, psicometristi, piuttosto che esperti in pedagogia, piuttosto che sociologi, ideano questi quesiti che poi passano in una fase di pretest, cioè a circa 30.000 scuole, 30.000 studenti ogni anno sono coinvolti in queste fasi di pretest, in cui l'item va messo alla prova, cioè va verificato se l'item sta andando a misurare quello che è effettivamente il livello che voleva misurare. Anche perché, diciamo, in questa fase ci si accorge effettivamente se l'item è ben calibrato su quello che è il livello dello studente che ci si aspetta che raggiunga in quel percorso scolastico. Questa ideazione delle prove ovviamente avviene sulla base di linee guida di carattere nazionale, quindi il MIUR traccia delle linee guida che lo studente in un determinato grado scolastico deve raggiungere, e i nostri autori, diciamo, convertono queste linee guida in un quadro di riferimento, e questo quadro di riferimento poi diventa quest' item. Una volta che queste fasi di pretest vengono superate, si arriva a un fascicolo definitivo, e in questo fascicolo definitivo si fa un po' una scrematura su quelli che sono gli item che hanno le caratteristiche che erano stati preposti per quell'item in fase di ideazione, o gli item che verranno scartati e quindi non finiranno mai nei laboratori di computer o nei fascicoli cartacei per quanto riguarda la primaria. Le modalità di prove sono due modalità, una per la primaria, cioè gli studenti delle elementari sostanzialmente si siedono sul loro banco di scuola e ricevono in un giorno determinato un fascicolo, e invece gli studenti delle medie e delle superiori vanno nel loro laboratorio di informatica e gli viene sottoposta una prova al computer. Questa modalità di svolgimento è anche propedeutica per introdurre quella che è l'algoritmo di correzione delle risposte aperte. Infatti, passando da una prova cartacea in cui l'onere della correzione era affidato all'insegnante che deve correggere le prove inserite solo appositi moduli, con le prove CBT, quindi con le prove al computer, i dati vengono acquisiti, trattati e quindi anche corretti dal gruppo degli invalsi. Questo focus è appunto sulle prove CBT, quindi quelle prove svolte al computer. Le prove svolte al computer non sono uguali nel
per tutti, nel senso che sostanzialmente non tutti gli studenti che si siedono davanti al computer fanno la stessa prova, ma ci sono diverse, una banca item, e ad ogni studente quindi può capitare una prova differente che è uguale a quella dell'altro studente per quanto riguarda la difficoltà. Questa difficoltà viene stimata sulla base di modelli psicometrici e viene calcolata anche nelle diverse fasi di ideazione dei quesiti. Quindi proprio per questo tipo di modalità le prove non avvengono lo stesso giorno come per le scuole elementari, ma avvengono all'interno di un arco di somministrazione differente. Le materie delle prove, per quanto riguarda le prove CBT, quindi le medie e le superiori, abbiamo italiano, o meglio la comprensione della lettura e le riflessioni linguistiche, per tornare agli ambiti di competenza, e quindi anche come lo studente riesce a leggere un testo e a comprendere diciamo quelli che sono i passaggi chiave, che è una competenza fondamentale sia per lo studio, diciamo, per la materia italiano in quanto sé, quindi lo studio anche delle altre materie, ma è una competenza chiave anche per esercitare i diritti di cittadinanza, e penso, diciamo, alla lettura di un giornale oppure alla lettura di un sito internet, per andare a distinguere quella che, diciamo, è una notizia buona rispetto a quella che è una fake news, piuttosto che, diciamo, riuscire a capire effettivamente, diciamo, anche quali fonti sono attendibili piuttosto che non attendibili. In matematica invece si tratta di misurare la capacità di risolvere i problemi ed argomentare come si è arrivato alla risoluzione del problema, in quattro ambiti chiave che sono appunto i numeri, ossia l'algebra e l'aritmetica, la geometria, le relazioni e funzioni e anche, diciamo, la lettura dei dati e dei grafici, come poi vedremo nell'item di esempio che vi abbiamo portato per questa presentazione. L'inglese invece misura listening e reading rispetto a quello che è il quadro comune europeo per l'apprendimento delle lingue, e diciamo, da uno studente che esce dalla terza media ci si aspetta che raggiunga il livello A2, mentre uno studente che esce dalle scuole superiori il ministero si aspetta che raggiunga il B2, sia il listening che il reading. Riguarda le prove carta e penna, non mi soffermo troppo perché gli ambiti sono simili anche per quanto riguarda la comprensione della lettura e la riflessione linguistica, mi soffermo solo sul fatto che al termine, diciamo, della fine del primo ciclo, quindi del raggiungimento della quinta elementare, all'uscita della quinta elementare, il ministero si aspetta che gli studenti raggiungano il livello A1, sia il listening che il reading. Questo qui è un esempio di item, questo qui è un item di grado 8 ed è fa parte di un ambito specifico appunto della matematica, quindi la capacità di algebra e geometria, e lo scopo dell'item è quello di mettere in pratica quanto gli studenti hanno appreso sui banchi di scuola, quindi le conoscenze in relazione ai problemi di proporzionalità, ed applicarle in un contesto reale. Fortunatamente, diciamo, per non rovinare l'autostima di nessuno, abbiamo messo già la risposta, però non si richiede, non solo si richiede in questo caso di dare la risposta che appunto nel quesito era 3, ma si richiede allo studente, diciamo, di descrivere come è arrivato al ragionamento, quindi per dire, diciamo, non si sta verificando una nozione specifica, ma si sta cercando, insomma, di riportare una conoscenza che si è applicata sui banchi di scuola e declinarla in questo contesto e poi descrivere ed argomentare qual è il problema. L'altro quesito invece è un quesito di grado 10, quindi sottoposto nel 2017-18 agli studenti della seconda superiore, e in questo caso si chiede allo studente di leggere un grafico, quindi lo stifol monofigurale grafico, combinarlo con le informazioni che sono contenuti nel testo e
applicare, diciamo, qualcosa che dovrebbe aver studiato sui banchi di scuola, sia il concetto di media aritmetica ponderata. In questo caso la risposta è la C, ma anche gli studenti sono stati piuttosto bravi in questo quesito, perché quasi il 70% degli studenti a cui è stato sottoposto l'item hanno dato in questo caso la risposta esatta. E, quindi, come dicevo, l'introduzione al CBT toglie agli insegnanti l'onere di dover correggere le prove e di inserirle su un'opportuna piattaforma informatica, e porta, diciamo, quest'onere in casa, quindi è l'Invalsi stesso che deve occuparsi della correzione delle risposte aperte. Come vedremo poi più avanti nel dettaglio, ci sono due macro tipologie di risposta aperta: una risposta aperta breve, che sono quelle che interesseranno, diciamo, questa presentazione, e invece delle risposte aperte più argomentative, che come vedremo poi avremo provato a sottoporre ad uno stress test il modello di machine learning che abbiamo messo in piedi anche per questa presentazione, diciamo proprio per la correzione di questo tipo di risposte. Prima della somministrazione delle prove, una volta che c'è un nuovo item e abbiamo i dati del pretest, c'è un confronto tra il team di correzione, quindi diciamo noi dell'ufficio statistico, e gli autori degli item per definire quelli che sono i criteri di correzione, ma non solo, come vedremo, anche quelli che sono i passaggi, diciamo, durante le fasi di pre-processing, per capire, diciamo, se quegli elementi all'interno del testo sono meno rilevanti nella classificazione della risposta incorretta errata. E questi criteri vengono poi tradotti in correzioni logiche e vengono poi messi alla prova delle presomministrazioni, diciamo, su quei 30.000 studenti di cui stavamo parlando, e vengono pianificate poi le attività periodiche di controllo che verranno effettuate secondo determinati criteri durante le fasi di somministrazione. La procedura di correzione quindi nasce dall'acquisizione del database delle risposte, vengono fatte una serie di operazioni di data cleaning proprio per il trattamento di dati testuali, ma non solo, vengono applicati su ogni singolo item i criteri di correzione secondo, diciamo, questi pattern logici che vengono costruiti in fase di pretest, ma poi vengono rimessi a punto durante delle fasi intermedie, durante il periodo di somministrazione, e poi viene prodotto un report per gli autori per controllare se sta andando tutto per il meglio. E quindi la procedura di input utilizza dei file, diciamo dei nodi per leggere queste risposte, e dei workflow di controllo, perché devono lavorare su tutti i giorni di somministrazione, quindi riceviamo dei file giornalieri e sottoponiamo poi ognuno di questi file alla procedura di correzione, perché deve uscire fuori poi un file che riporta la data del giorno. Vengono fatte delle operazioni di data cleaning utilizzando quindi questi nodi di manipulation, NetX processing e di flow control, ossia una identificazione, tra cui l'identificazione e la rimozione di punteggiatura, numeri, altri simboli funzionali alla valutazione, alla classificazione di una risposta incorretta, errata. In alcuni casi vengono eliminate le stop word, ossia quelle parole che non hanno una rilevanza all'interno della valutazione, appunto, della prova dello studente, la lemmatizzazione e lo stemming, e poi soprattutto la correzione ortografica, perché non tutte le domande sono domande di grammatica o domande lessicali, ma molte domande sono di comprensione del testo oppure le capacità di lettura, e in questo caso le competenze dello studente che si vogliono andare a misurare sono su un dominio diverso rispetto a quello di saper battere bene i tasti al computer o conoscere la grammatica. Quindi, siccome la capacità di scrittura sul PC e la conoscenza grammaticale sono al di fuori del dominio che l'item vuole andare a valutare, si utilizzano alcuni nodi ad hoc per cercare di
trovare all'interno della risposta dello studente delle parole che sono al di fuori del vocabolario, e in questo il primo nodo che vedete sulla sinistra ci aiuta, e poi andarle a sostituire qualora venissero trovate con le parole che sono all'interno di un dizionario custom che prevede i termini utilizzati per dare una risposta esatta all'interno di quell'item. Ognuna di queste fasi, come abbiamo detto, prima dell'implementazione dell'algoritmo, viene esaminata con gli esperti nelle diverse discipline e si va a determinare se questi uno o tutti questi nodi devono essere utilizzati perché la rimozione di uno stop word o la grammatica è rilevante o meno per valutare la correttezza o meno di quell'item. Questo, diciamo, processo ci permette di effettuarlo, questi due nodi che vedete in basso a sinistra e cercati in verde, che ci permettono di applicare un trattamento differente in base a quello che è il processo di correzione che si intende metterlo in piedi. La classificazione delle risposte, che è un po' il cuore, diciamo, della procedura di questa codifica automatizzata, viene appunto con questo nodo string manipulation, all'interno del quale vengono passati semplicemente due parametri. Uno è la risposta dello studente e l'altro è la condizione logica, quindi il processo di correzione applicato per quell'item, che ci permette quindi di poi andare a giudicare, di andare a classificare la risposta come corretta o errata. E alla fine, diciamo, viene prodotto un report per gli autori. In questo momento anche il report è in Excel, che appunto ha la funzione di capire come l'algoritmo sta codificando, oppure di sottoporre secondo alcuni criteri degli item un pochino più dubbi, per cercare di evitare o limitare comunque al massimo degli errori di codifica. Questo è un breve riepilogo del workflow di codifica, e diciamo che riepiloga un po' quelli che sono i passaggi, ma un workflow vero e proprio poi lo vediamo nella seconda parte, appunto quello dell'approccio machine learning e della correzione delle domande aperte. Sostanzialmente, come avrete potuto immaginare della descrizione dei passaggi, questi passaggi fanno risparmiare ovviamente tantissimo tempo rispetto a una codifica prettamente manuale, però comunque impiegano diverse ore di lavoro sia del nostro team del servizio statistico, ma anche degli autori delle prove. Quindi cito anch'io, come l'intervento precedente, Andrea De Mauro, il libro che ho letto recentemente: ci siamo chiesti se esiste un machine learning way, un approccio machine learning per poter appunto limitare il tempo da dedicare a queste operazioni di correzione e al tempo stesso ottenere una precisione negli algoritmi di classificazione. Le caratteristiche generali: la prima cosa che abbiamo fatto facendo parte di un istituto di ricerca è fare una rassegna di letteratura, cioè chiederci se qualcun altro si era trovato nella stessa situazione e quale approccio aveva utilizzato per una correzione automatizzata delle risposte aperte. Infatti questo ASAG sta per Short Answer Grading, Automatic Short Answer Grading, e diciamo che in letteratura si utilizza questo termine per distinguerlo dalla correzione automatizzata dei saggi, quindi da testi, diciamo, più lunghi, dove è più importante, diciamo, è più rilevante il contenuto semantico della risposta piuttosto che il contenuto lessicale. L'obiettivo ovviamente è la valutazione automatica di risposte brevi, quindi la comprensione del linguaggio naturale. Il principale trend che abbiamo trovato in letteratura per fare questa correzione in maniera automatica è il machine learning, e la valutazione ovviamente computer based di questo tipo porta ovviamente dei miglioramenti all'interno del processo, e soprattutto porta anche a dei feedback più rapidi per gli studenti e gli insegnanti, e quindi, diciamo, risparmiare diverse ore di lavoro. Il nostro approccio metodologico anche in queste fasi di ricerca è stato un confronto con gli esperti nelle diverse discipline,
un'analisi della lettura del dataset in base a che si trattasse una domanda ovviamente di comprensione del testo piuttosto che una domanda argomentativa come abbiamo visto per quelle di matematica, ovviamente venivano utilizzati dei nodi di pre-processing o un approccio differente come poi vedremo anche dopo nel trattamento preliminare prima dell'applicazione dell'algoritmo, una serie di tecniche di data cleaning che ho presentato già durante la prima parte, una scelta della funzione per dare o meno un diverso peso per i termini contenuti all'interno della risposta e poi una validazione del modello una volta che praticamente vengono valutati un modello o più modelli alternativi che sono chiaramente in questo contesto dei modelli di classificazione perché data una risposta dello studente l'obiettivo della macchina una volta addestrata su una serie di risposte codificate a mano è quella di andare a determinare se la risposta è corretta o sbagliata. Ovviamente facendo bene diciamo tutti questi passaggi quello che si vuole cercare è di abbattere il più possibile gli errori di classificazione e quindi i falsi negativi e i falsi positivi. Come dicevo esistono due tipologie di risposte, in questo lavoro abbiamo applicato il modello di machine learning seppure con un trattamento differente su questi due tipi di risposte, quindi una risposta breve in cui la lunghezza media delle parole è più corta appunto, e l'utilizzo delle parole della risposta come nelle domande di comprensione del testo è spesso contenuto all'interno dell'item stesso, quindi gli studenti tendono a riportare dei termini che hanno già letto all'interno del testo e in questo caso ovviamente come dicevo è più rilevante il contenuto lessicale, c'è un minor ricorso a dei sinonimi ad esempio per alcune parole, ha delle risposte articolate, quindi una seconda tipologia di risposta in cui la lunghezza media delle della risposta può raggiungere anche le 30 parole e non sono presenti spesso delle parole nella risposta che sono contenuti all'interno del testo della domanda. È un esempio, diciamo, la domanda quella di grado 8 su come si è arrivato al procedimento, lì ovviamente c'è una varietà di risposte molto più ampia rispetto a una domanda di comprensione del testo. Dal modello di classificazione riusciamo a passare all'algoritmo di machine learning vero e proprio traducendo le risposte delle studenti tramite questo bag of words quindi sostanzialmente traducendo le risposte in due colonne, una che corrisponde alla risposta data dallo studente, uno che ripete la risposta dello studente in base al numero di termini utilizzate. Questo bag of words poi viene tradotto a un vettore perché gli algoritmi di machine learning per essere addestrati hanno bisogno di numeri, quindi sostanzialmente questo vettore di termini viene tradotto in un vettore di numeri. La partizione del dataset, l'addestramento del modello dell'algoritmo di machine learning, che in questo caso trattandosi di un algoritmo di classificazione sarà appunto, trattandosi di un problema di classificazione sarà un algoritmo preposto per questo tipo di casistiche e poi la validazione dei modelli e quindi l'analisi di coefficienti di accuratezza. Questo qui è un nodo vero e proprio e in questo caso è il nodo, è il workflow vero e proprio, in questo caso è il workflow utilizzato per la risposta per la correzione delle risposte articolate. Dico questo perché in questo caso rispetto al primo caso, quello delle risposte brevi, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare una metrica o delle metriche che dessero appunto ai termini utilizzati dagli studenti un'importanza differente, mentre nel primo caso il vettore era composto da 0 e 1, 1 se il termine era contenuto all'interno della risposta, 0 altrimenti. Come abbiamo detto poi dopo questo vettore appunto di pesi dei termini contenuti all'interno delle risposte viene partizionato
La partizione poi viene utilizzata per addestrare, quindi il training set viene utilizzato per addestrare l'algoritmo di Random Forest, e poi invece il test set viene utilizzato per vedere se il modello ha lavorato bene e quindi ha azzeccato, diciamo, la classificazione sulla risposta degli studenti rispetto a quelle che erano le codifiche manuali delle risposte stesse. Abbiamo portato solo a scopo esemplificativo una differenza delle performance tra una risposta breve e una risposta articolata, solo per far vedere che per le risposte brevi, anche, diciamo, etichettando a mano un migliaio di risposte, si ottengono già buone performance dell'algoritmo. Prendo la metrica forse più immediatamente leggibile, quindi l'algoritmo ha sbagliato nell'1,7% dei casi, in questo caso la classificazione, quindi attribuendo a una risposta esatta una codifica come risposta sbagliata e come a una risposta sbagliata una codifica come risposta esatta. Nel secondo caso invece, seppure siamo ancora in una fase preliminare, come abbiamo detto, stiamo continuando a studiare su ognuno di quei passaggi che abbiamo fatto vedere in fase di presentazione di questo della parte machine learning. In questo caso vediamo che il 13,33% degli studenti ricevono una classificazione errata. Come dicevo, insomma, stiamo, mentre la prima parte è già in produzione, prima di cercare di mettere in produzione questa parte o solo sulle risposte brevi o su tutte le risposte, diciamo, stiamo continuando a fare ricerca su questi argomenti, e stiamo cercando di migliorare anche il nostro correttore ortografico provando a ricorrere a delle API. E Naim appunto ci permette di farlo e poi convertire, diciamo, l'esito, diciamo, di queste chiamate e poi anche creare un'applicazione, quindi uscire un po' da quello scambio continuo di Excel e creare un ambiente integrato in cui magari poter sottoporre agli autori diciamo dei feedback. Grazie per l'attenzione. Delle domande da parte del folio. Abbiamo prima di tutto una domanda che forse mi puoi aiutare a capire. Si tratta di un docente di matematica docente che sta costringendo in questi giorni proprio i suoi alunni a fare le prove in balsi. Ora immagino che siamo nella fase di somministrazione delle prove. Esatto. Sarebbe interessante, scrive, se questa processamento dei dati fosse possibile scalarlo a livello classe, cioè applicare tale procedure alla gestione disciplinare. Che ne pensa l'Invalsi? Non sto ben capendo la domanda, magari se vuoi pure. Sì, la domanda è a me un pochino più chiara e sicuramente, diciamo, potrebbe aiutare gli insegnanti, però adesso non è nei nostri obiettivi, diciamo, di breve periodo, però diciamo che possiamo raccogliere, diciamo, l'invito e anche cercare poi di discuterne, diciamo, su quelli che sono i canali con cui diciamo ci scambiamo informazioni con insegnanti e va docenti. Bene, magari dopo può parlare, esatto, Claudio direttamente magari, con te, esatto, e ti trova nella mappa. Io sì. C'è pure un'altra domanda da Edgar che chiede come mai si usano i file Excel anziché direttamente collegarsi da Naim a un database SQL o no SQL. Questo penso che dipende da ogni istituzione come gestisce i propri dati, a chi dà accesso. Per il momento dipende dal fornitore che gestisce la piattaforma su cui gli studenti fanno le prove. Quindi per il momento, diciamo, c'è uno scambio di file in Excel o in CSV
tramite sul server della piattaforma che il fornitore utilizza appunto per darci questi dati da codificare. Però perché no, diciamo, in futuro magari che si possa trovare magari attraverso un dialogo appunto con questo fornitore un modo, diciamo, per acquisire in maniera più smart, diciamo, i risultati di queste delle prove. Ok, fantastico.